La tecnica, già Heidegger diceva, la scienza non pensa, la scienza calcola, la tecnica calcola, e quindi il pensiero tecnico-scientifico è un pensiero che va da qui a qui, ieri, domani, mezzo fine, è un pensiero a corto raggio quello tecnico, e invece quello filosofico è a lungo raggio. Del resto la filosofia, non so, se oggi viviamo in paesi democratici, ma vedremo che la tecnica abolirà anche la democrazia, e questa roba l'ha pensata Platone, no? Oggi viviamo conflitto di religioni, ma chi erano Cusano, Bruno, non avevano messo in circolazione il concetto che tutti, che le religioni sono riti di un'unica religione? Se li avessero ascoltati, e comunque sono filosofi che hanno detto queste cose. Se c'è una libertà di pensiero, dobbiamo ringraziare degli altri filosofi che si chiamano illuministi. Se c'è una pratica scientifica, dobbiamo ringraziare dei filosofi che si chiamano Cartesio, Galileo, Kant. Se c'è la psicanalisi o la cura della psiche, dobbiamo ringraziare i filosofi romantici, Schelling, Schopenhauer. E allora la filosofia gioca a lungo raggio, a lungo scenario. Se oggi capiamo qualcosa della tecnica, dobbiamo ringraziare Martin Heidegger, che ci ha pensato su meglio degli altri. E la filosofia pensa a lungo raggio. Non è profeta la filosofia, ha uno sguardo in cui cattura dei nessi che mediamente sfuggono, e catturando dei nessi si intuisce una trama, si intuisce un tessuto. E questo tessuto viene descritto. Il compito di queste mie 12 conferenze, ma io penso che questo non sia altro che il compito della vita di ogni filosofo, è quello di rendere consapevoli le persone delle dinamiche con cui è strutturato il loro tempo, perché è in questo tempo che stanno vivendo. E una delle mie preoccupazioni è, per esempio, che uno viva nell'età della tecnica, per esempio, con categorie umanistiche. So che ci siamo tutti affezionati alle categorie umanistiche, però forse non sono adeguati per il nostro tempo. E allora in questa settimana vorrei che ci portassimo all'altezza del nostro tempo, acquisissimo impianti categoriali idonei alla lettura del nostro tempo. Non che il nostro tempo sia più importante degli altri, ma siccome l'età della tecnica non è una cosa vecchia, io faccio cominciare l'età della tecnica dalla Seconda Guerra Mondiale, e domani vi spiegherò perché, e quindi sono 60 anni che siamo in questa dimensione. 60 anni per la nostra psiche sono niente, sono un giorno. E la nostra psiche non è all'altezza di capire che cosa sta accadendo. Da un lato avvertiamo che quei nostri famosi nonni e padri, dal nostro punto di vista, non erano liberi, ma noi non siamo neanche in grado di misurare la loro felicità, prescindendo dalla fatica del lavoro. Magari stavano bene nel mondo circoscritto in cui si trovavano, perché se non stavano bene qualcosa avrebbero fatto. Ma il problema è proprio di portarsi all'altezza. Il mio compito è semplicemente di natura fenomenologica. Il mondo che stiamo vivendo ha queste caratteristiche, le avrà sempre di più. Noi facciamo fatica ad accedere, soprattutto quelle che hanno la mia età, perché hanno ancora dei reperti antropologici, ma i nostri nipoti ne avranno sempre meno. Loro sentiranno molto meno la distanza tra il loro modo di essere uomo e il modo di essere macchina. Non dovete pensare che i ragazzi sono bravi con i computer perché hanno la testa più fresca della vostra, senza dubbio, i ragazzi hanno la testa, ma perché la loro testa è costruita in modo omogeneo a quella delle macchine. Se voi chiedete a un ragazzo, me lo faceva notare un professore, per cui dopo ho pubblicato anche la sua lettera, di dirgli dov'è la X, la Y, la Z nell'alfabeto, non lo sa. Un ragazzo che fa il ginnasio non lo sa dove metterli, o la J, la K, la successione, però se glielo dite dove sono sul telefonino lo sa. Attenzione a questi spostamenti di pensiero, non solo, ma la tecnica poi ci abitua anche ad un tipo di intelligenza simultanea, perché
producendo una quantità di immagini, noi sviluppiamo un'intelligenza simultanea, non un'intelligenza sequenziale. Quando voi guardate un quadro, usate l'intelligenza simultanea, non è che vedete prima una cosa, poi un'altra, ma quando leggete dovete usare l'intelligenza sequenziale, dovete leggere prima una parola, poi un'altra, e quando leggete la parola dovete costruire l'immagine corrispondente a quella parola, perché la parola cane, C-A-N-A, non è che vi dà l'idea di cane, perché non siamo ai geroglifici, siamo nella scrittura alfabetica. Questo esercizio enorme, che per noi è diventato abituale, che si chiama esercizio dell'intelligenza sequenziale, sta declinando sempre di più per l'incremento dell'intelligenza sapienziale. Quindi quando dico tecnica, quando dico c'è tutta questa connessione e questa trasformazione antropologica, perché la tecnica non passa vicino a noi come il vento, passa trasformandoci, mentre il romanticismo non ci trasforma. Il Rinascimento non ci trasforma, perché sono comunque espressioni umane. Qui invece stiamo uscendo fuori dall'umano, che è anche un modo di riconoscere questa dimensione che è appunto l'umano, che quando eravamo non ci rendevamo forse conto.